somali continuano ad essere attratti dal servizio con le nostre forze. In totale abbiamo 250 donne somale che servono con le nostre truppe. Queste donne sono state reclutate dai clan somali Migiurtini e Mareani, esclusivamente a causa della natura ospitale ed accogliente di questa comunità e della loro opportunità di collaborare con le autorità italiane. Queste donne viaggiano e servono soldati italiani e hanno riferito di aver trovato un alloggio più confortevole e pasti più regolari di quanto sia stato possibile nella vita nomade. Hanno introdotto bagni all'aperto per le nostre truppe, come si può vedere in questo segmento, che è come tradizionalmente fanno il bagno in queste regioni. Fin dall'inizio del dominio italiano, i servi, così come i soldati e la maggior parte dei dipendenti del governo, sono stati reclutati dalle aree nomadi piuttosto che dalle aree agricole coltivate e più ricche. Ciò rifletteva il duro ambiente e la pressione delle risorse limitate nelle regioni del paese popolate da nomadi, in particolare nei deserti Migiurtini e Mareani.